Non a sorpresa, Pier Giorgio Possenti è di fatto, anche se deve essere ancora nominato, il segretario provinciale del Partito Democratico, quanto unico candidato alla scadenza, appunto, delle candidature per la presentazione. Sì, adesso è terminata una prima fase, cioè quella della presentazione delle candidature. C'è un'unica candidatura, adesso la Commissione per il Congresso continuerà il proprio lavoro, il proprio percorso, diciamo anche in maniera più veloce e più semplice. Che tempistica comunque per la nomina. Per la nomina da regolamento siamo sempre entro il 15 di marzo. Chiaramente i circoli dovranno attuare quelle che sono le convenzioni per nominare i propri delegati all'interno dell'Assemblea e tutto questo percorso si farà nella seconda metà di febbraio. Non è escluso che la Commissione possa comunque accelerare anche questo percorso per ridare alla provincia quelli che sono gli organi, diciamo così, in carica. Possiamo dire che di fatto Pier Giorgio Possenti è il segretario del Partito Democratico Provinciale. E dove, che cosa farà? Dove andrà poi questo PD provinciale? Si deve anche ripartire in un certo senso da questa fase di commissariamento. Assolutamente sì, intanto ringrazio il commissario per il lavoro che ha svolto in questo periodo in provincia di Teramo. Piuttosto che dove andrà il Partito Democratico, dove rimarrà? Rimarrà all'interno dei territori e rimarrà presente nei territori. Parlando di temi, parlando di argomenti, parlando di quelle che sono le tematiche che devono essere care ad un partito, soprattutto al Partito Democratico, cominciando dal lavoro, dal welfare, dalla sanità, dallo sviluppo locale, dal sisma, anche con un rapporto nuovo da costruire con gli amministratori e soprattutto con quelli che sono i circoli, che sono la vera vita del Partito Democratico. A proposito di circoli, ci sono dei circoli commissariati ancora? Ci sono dei circoli commissariati, ci sono dei circoli dove c'è attualmente una reggenza. È chiaro che a seguito di un rinnovo del partito che c'è stato già da tempo a livello nazionale, regionale ed ora anche a livello provinciale, tanti circoli avranno l'opportunità in questa fase di poter rinominare quelli che sono i propri organi e quindi c'è la possibilità di ripartire sicuramente con un entusiasmo nuovo sul territorio. Il rapporto con Italiaviva? Con Italiaviva all'interno del centro-sinistra siamo al governo insieme, ci sono degli ottimi rapporti a livello regionale, a livello provinciale per quello che è il mio punto di vista e per il ruolo che mi accingo a ricoprire, sicuramente potranno essere costruiti degli ottimi rapporti, me lo auguro come con tutte le forze della sinistra e del centro-sinistra in generale.